Riprendiamo con Ichi the Killer 1 e 2, poi Inferno e Paradiso numero 1, High School of Dead dall'1 al 7, Bloody Maiden i primi due numeri, poi qui abbiamo Evangelion, Shinji Ikari. No, com'era? Non mi ricordo. Shinji Ikari Racing Project. Diciamo uno spin-off, potremmo definirlo sì, spin-off della serie di Evangelion. Dall'1 fino al 12. E qui Garei dall'1 al 12. E comprende anche una serie, diciamo, un'altra specie di spin-off di Garei. Poi qua abbiamo Dai, la grande avventura. Tutti i volumetti. Questa è stata una delle più grandi saghe che abbiano mai potuto stampare in Italia, a mio avviso, secondo me, davvero, davvero, davvero bella. E qua abbiamo Mieru Ito Ghost Visions. Protagonista è un figo qui della Madonna, vabbè. E Ghost Visions, che dire, una serie diciamo accettabile. Dall'1 al 7. Forse un po' troppo corta, però dai, va bene così. Poi qui abbiamo Species and Wolf. Sì. Eccolo qua. Dall'1 all'8. Triage X dall'1 al 5, Detective Tsubaki dall'1 al 6, Echo Zeon i tre volumi, Hotel di Boichi, beh, anche questo è molto carino, e Rakia, sempre di Boichi, dall'1 al 5. Poi qui abbiamo La mia Mei Tail, composta da tre volumi. L'autore è lo stesso di Gantz. E poi una porcheria assoluta, Mebius Gear. Addio, era partito bene, però poi col passare del tempo il manga, diciamo, è andato a farsi friggere. Non lo consiglio davvero a nessuno. Qui invece passiamo a il capolavoro di Kentaro Miura, il capolavoro che forse sarà non sarà mai concluso. Comunque, Berserk dall'1 fino a 33. Questa è la serie nera di Berserk. Appunto dico che Kentaro Miura forse non la completerà mai quest'opera, alla pari di Bastard, secondo me sì, anche lo stesso livello di lavoro. Molto bella, e soprattutto la prima parte molto, molto diciamo accurata nei dettagli, una trama davvero che farebbe invidia a qualsiasi altro film, potremmo dire così. Tra l'altro hanno girato anche di recente dei film su Berserk, davvero davvero una grande storia. Allora, qui altro angolo di pupazzetti, action figure, diciamo così. Qua. Goku. Qua, ecco altri manga. Dragon Ball, la Perfect Edition, numero 1, con allegato Landmark e Forever. Poi Shaman King, sempre Perfect Edition, dall'1 al 27, serie completa. Qui poi abbiamo della Planet Manga Eden,
i primi 7 volumi. Questo manga anche, diciamo, mi è piaciuto molto. Ti appassiona per davvero dal primo fino all'ultimo. Ragazzi, davvero, questo manga secondo me è eccezionale. Qui invece abbiamo Happy di Naoki Urasawa. Una serie davvero divertente, potremmo dire. Anche se riguarda uno sport che non è che mi appassioni più di tanto, come il tennis, però diciamo una bella commedia. Sempre di Urasawa, Monster. Thriller. C'è poco da dire, anche questo è un manga strepitoso. Monster dall'1 fino al nono volume. E poi qua abbiamo una, diciamo, breve piccola collezione di volumetti di Batman, che se non ricordo male li davano con Panorama, no? Non ricordo. Comunque sì. Batman, abbiamo anno 1 e altri titoli così. Dall'1 fino a, non so se si vede, fino al 21. Ok.